bentornati sul canale 4K iTech. Eccoci qua, parliamo dello StoneX One, questo progetto, questo nuovo smartphone marchio italiano che promette veramente faville, caratteristiche tecniche, hardware di primissimo livello, prezzo molto interessante. Ve lo faccio subito vedere, sono pronte 10.000 unità a uscire a breve. Questo è lo StoneX One, è molto simile al Nexus di Google, con i tre tasti ovviamente qua sotto, ovviamente soft touch, non integrati nello schermo ma sulla scocca. Schermo da 5,5 pollici IPS, 534 ppi, ma adesso vi dirò tutte le caratteristiche tecniche, hardware, software di questo smartphone completamente italiano che promette di fare concorrenza ai top di gamma di marchio, ovviamente non italiano, i migliori insomma del mercato. Lo StoneX One è appunto un progetto che nasce da un marchio italiano, uno smartphone di fascia alta ad un prezzo di fascia media. È dotato di un processore, sono a breve pronto, come dicevo, 10.000 unità, l'uscita è imminente. MediaTek MT6752, 3 giga di RAM on board, quindi molto interessante, 32 giga di memoria interna, spazio utente, espansione fino a 128 con la SD ovviamente. Schermo IPS Quad HD LCD 1440x2560 pixel, quindi una risoluzione in Quad HD come Note 4, per intenderci, gli ultimi smartphone top di gamma che ci sono, Galaxy S6 Docet. Dimensione del display 5,5 pollici, una fotocamera da ben 21 megapixel. L'uscita comunque è, come dicevo, imminente, non c'è una data, forse già adesso in maggio avremo i primi arrivi. Sistema operativo Lollipop 5.0 ovviamente, connessione, abbiamo ovviamente tipo di SIM, funziona con le nano SIM, io vedo tutte le caratteristiche. Abbiamo LTE di categoria ultima ovviamente, fino a 150 megabit in download e 50 in upload LTE. E abbiamo l'NFC ovviamente, la radio FM, il GPS e il Wi-Fi a BGN, non ha l'uscita MHL, ma insomma è neanche un'uscita HDMI, ma quelle sono cose diciamo più secondarie, ci si può sempre arrangiare con degli adattatori senza nessun tipo di problema. Per quanto riguarda l'hardware ne abbiamo parlato, display ne abbiamo parlato, fotocamera appunto 21 megapixel, autofocus, risoluzione di video Full HD 1920x1080p a 60 fotogrammi per secondo, FPS. La seconda fotocamera che gira anche video in Full HD con la frontale, 8 megapixel, ottimi selfie direi anche. Queste sono, diciamo, a grandi linee le caratteristiche tecniche di questo StoneX One, di questo progetto che parte da un famoso personaggio della musica. Sta a voi poi scoprire quale, non ve lo dico, Facchinetti. Comunque lo potete vedere ancora qui, diciamo il design è il design classico degli smartphone Android che ci sono oggi sul mercato, ricalca un po' il Nexus di Google, come dicevo, quindi non inventa niente dal punto di vista del design, ma cosa va a inventare? Il prezzo, 320-330 euro, e vi portate a casa questa potenza incredibile di smartphone. E la considerazione da fare qual è? Non conosciamo il marchio italiano StoneX, cioè un marchio nuovo, quindi spendere comunque più di 300 euro, che è una cifra per questo dispositivo, che forse è un hardware se non di primissimo livello, forse superiore a tutti o comunque paragonabile ai due tra top di gamma più potenti che abbiamo sul mercato. Ovviamente però non conoscendo il marchio si fa un po' un rischio, no? Perché comunque sono sempre più di 300 euro che dobbiamo comunque sborsare per un progetto che ancora noi non conosciamo, quindi magari qualcuno si fiderà meno, lo farà testare, guarderà le recensioni, ovviamente attenderà un po' prima di andare a fondo a questo StoneX One. E qui però il tentativo sicuramente di questo nuovo progetto italiano di entrare nel mercato con un prodotto così completo, così potente, a un prezzo così aggressivo, sicuramente da premiare. Poi sarà il mercato, sarà la risposta, la darà il dispositivo, che se sarà gradito poi sarà premiato anche dalle vendite. Ma questo si potrà avere solo in un secondo momento. Io oggi come oggi, per farla breve, tirando le conclusioni, cosa posso dire? Non lo conosco, non l'ho provato, ma sicuramente l'impressione è ottima, cioè le caratteristiche in base al prezzo sono eccezionali, però poi devono essere anche le risposte, ci devono anche essere sul dispositivo, perché se poi il dispositivo ci delude, ovviamente allora il prezzo non vale più niente, no? Cosa dire? Huawei ha un Ascend Mate 7 a 389 euro, io sicuramente per 50 euro prenderei Huawei comunque a occhi chiusi.
conoscendo il tipo di dispositivo, il tipo di marca in crescita, il tipo di affidabilità del prodotto, sicuramente così oggi come oggi, chiaramente senza provare l'altro, mi butterei sicuramente sul Mate 7, che poi io stravedo per questo smartphone. Ma è un paragone che ci sta perché sono due super smartphone, che si assomigliano e soprattutto a una fascia di prezzo tra i 330 e i 380 euro. Quindi ho preso proprio lui perché è il riferimento più vicino, poi ce ne sono altri, chiaramente. Io andrei sicuramente su Huawei, ma stiamo parlando di una cosa che non esiste. Poi magari lo Stonex sarà superiore addirittura al Galaxy S6, alla Huawei. Io non voglio influenzare nessuno, sono assolutamente al di sopra delle parti, ma prima di spendere 1.300 euro per un progetto che non conosco, sicuramente lo devo testare a fondo, provare, avere delle risposte sicure. Se no, nel dubbio, passo sicuramente ai dispositivi che vi ho detto qua a fianco. Comunque, forza Stonex, attendiamo tutti questo dispositivo anche da recensire. Io credo che invece sarà un ottimo prodotto, se la qualità sarà paragonabile ai top di gamma, veramente sarà un successo. Se no, comunque sarà un tentativo di entrare in un mercato comunque trafficato come quello degli smartphone, anche di quella fascia, però con un prezzo aggressivo e con delle caratteristiche sicuramente di tutto livello. Quindi sicuramente cade in piedi ed è una cosa positiva. 4K Tech. Per 4KTech Paolo Guala, alle prossime, ciao, fate sempre i bravi e state connessi con me, ciao!